La notte della rinascita, la notte di una movida molto diversa dalle altre per la città di Salerno e per 600 giovani salernitani. Niente locali, niente pizza o birra con gli amici, ma solo la voglia di ricevere il vaccino e sognare così un futuro diverso, senza restrizioni e senza paura. Timore iniziale in attesa della dose, ma soddisfazione finale dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid. Il centro sociale di Salerno si è così trasformato nel centro della speranza per la prima notte bianca di una campagna vaccinale che sta assicurando risultati importanti. La media delle somministrazioni in questi ultimi giorni è velocemente salita ed il traguardo della prima dose entro fine luglio, garantita a tutti i salernitani prenotati in piattaforma, provincia compresa, potrebbe essere raggiunto anche in anticipo se non dovessero presentarsi i problemi legati alla disponibilità delle dosi. L'apertura notturna fino alle 6 del mattino della prima domenica di giugno del centro vaccinale allestito al centro sociale di Salerno ha permesso a 600 persone, quasi tutti giovanissimi, di ricevere il vaccino pochi giorni dopo la prenotazione. 15 persone impiegate dell'ASL tra personale sanitario ed amministrativo, 4 box per le inoculazioni e tempi di attesa non lunghi. Per tutti loro un sabato sera decisamente diverso, da ricordare sicuramente. All'inizio ero un po' timorosa, più che altro per le conseguenze, però penso che sia una cosa giustissima da fare, tutti la dobbiamo fare per uscire da questo, diciamo, periodo, da questo incubo, ma è stata una passeggiata, durato pochi minuti e faccio i complimenti, diciamo, a chi ha organizzato questa struttura che è perfetta e soprattutto efficiente in tutto, insomma. Immagina un futuro molto diverso rispetto ai mesi precedenti. Me lo auguro, speriamo di ritornare alla vita normale perché ne abbiamo bisogno. Ma ci dice adesso a che cosa stava pensando? Si è vaccinata, tra poche settimane la seconda dose e poi la vacanza? Sicuramente sì, saremo tutti più tranquilli, un'estate più tranquilla anche per i nostri cari, un pensiero in meno. Veramente. In quale stato d'animo lei si è avvicinata per la vaccinazione? Io ero contentissima, non vedevo l'ora, non ci credevo. Neanche un po' di paura? No, sinceramente no, ero abbastanza tranquilla. No, oh, tutto bene, tranquillo, poca attesa, sì. Che significato ha il vaccino per lei? Libertà, finalmente, di poter tornare a vivere. Che sono stati anche per lei mesi, immagino, difficili, no? Di costruzione. Sì. Si doveva fare, però diciamo è anche ora che si torni un po' alla normalità. Nei messaggi sta scrivendo questo, finalmente vaccinato. Sì, no, più che altro cerco di capire dove sono, cioè dove è il mio ragazzo, così lo posso raggiungere dopo. È stato tutto preciso, tutto molto veloce, assolutamente puntuale anche la chiamata, quindi nessun tipo di problema. Pensavo fosse più problematico, insomma. Una volta vaccinato, adesso la prima cosa che vorrebbe fare che non ha fatto in questo 2021? Io insegno, quindi riuscire a insegnare a una classe di ragazzi senza tutte le limitazioni che abbiamo avuto. Posso chiederle a chi sta messaggiando? Familiari, ho fatto il vaccino, tutto a posto. Quindi l'emotion del... Yes, avanti così. Come è andata? Tutto bene, ansia però tutto a posto. Adesso, che cosa significa per lei essere vaccinata? Potremmo arrivare a un punto di arrivo, a un punto di, speriamo, di fine a tutta questa storia. Sabato sera per i giovani è la notte, no, dedicata al divertimento, alla pizza con gli amici. Lei ha scelto di essere in un centro vaccinale, un sabato atipico, sì, che ricorderà? Tutta la vita, tutta la vita. Lo rifarei tranquillamente. Diciamo per ritornare alla normalità, certamente. Fare una pizza. Anche due, tre, quattro, quante volete.